Molto bene sia contro il Lviv che contro l'Atletico di Madrid, ma viene scelta l'esperienza di Clinton Nsiala, classe 2004, già lo scorso anno nel giro della Youth League e chiaramente della titolarità per quanto riguarda la formazione rossonera 2004, che tra l'altro nazionale francese ha segnato il suo unico gol in maglia transalpina contro l'Italia in una gara under 16 vinta 5-2, e l'altro unico gol segnato da Siala in campionato in primavera, anche lì un 5-2 nel febbraio 2022 in trasferta nella vittoria rossonera contro il Bologna. Partiti con Lyde e un gol, lui che è nato in Oklahoma e che Buzzolan propone per Elilali, che prova la conclusione centrale, Stalmach per Cuenca, attenzione il mancino è il suo piede, lo prova, ha avuto una chance subito sulla piede palla messa in mezzo, Kubis di testa va sopra sta limite, Kukstash va dentro, palla messa pericolosamente dentro l'area piccola dove non arriva pallone calciato dentro da Ergovic a Antunovic, gioco di gambe su Casali, pallone messa in mezzo, tentativo a destra di Giolonca, palla bassa, dopo ancora una volta una buona finta, area di rigore, non lo tengono, che arriva l'ultimo tocco da parte di Nsiala, no, è del portiere sul primo palo, palla che arriva in area con la traversa rossonera di Cuenca, intervento determinante di Bulian, e allora Milan vicinissimo al gol dell'1-0 alla mezz'ora, adesso spaventati, traiettoria morbida in due sullo stesso. Va dentro bene Casali, palla con il destro a cercare i guantoni di Bulian, personalità e primo guizzo per Michele Casali. È la migliore occasione per il Milan, vuoi centrali rossoneri. Casali prova a mettere in mezzo un pallone, 10 che prova una serie di finte, Lilali con il destro, conclusione ma limite dell'area, vediamo se trova il polacco un buon corridoio, lo trova centrale. La discesa da parte di Brajkovic che prova con il mancino. Traiettoria un po' masticata, comunque mettiamo a referto la prima chance per i croati dopo 42 minuti. Destra Stalmach di prima per Cuenca, palla sul mancino, Cuenca non trova, ti va il 10 con la finta per Vuskovic, ora è personalità per Cuenca, non si chiude la chance rossonera con Eletto che dà un'occhiata al direttore di gara, come a dire fare proprio l'Hajduk. Milan che invece si è sciolto con proprio il 10 rossonero, adesso Cuenca, pallone proprio per lo stadio qui a Ginevra, Cuenca ha provato la giocata a Brajkovic, area di rigore, pallone che arriva sul secondo palo e la mette dentro proprio incredibilmente Verzic, avevamo detto che da lui potevano nascere i pericoli, qui Milan si è fatto sorprendere in un momento nel quale il coraggio sembrava prendere il sopravvento, adesso rivediamo tutto, però così come nel primo tempo c'è stata una disattenzione rossonera, una sorta di arachiri, adesso Milan è sotto per un'altra disattenzione, mani nei capelli per capitano Kubis, che rossoneri riescono a spegnerla, intanto area di rigore, Cuenca con il mancino, Kubis osservato numero uno, pallone che arriva centralmente con scementare qualcosa, poi Stalmach con il destro, prova la conclusione, Bulian reattivo con chiaramente l'ovazione di sottofondo da parte del pubblico, pallone dentro per Ilegali che non riesce a deviare in maniera determinante e forte questo pallone, aveva forse provato ad arpionarlo, poi ne è uscita una soluzione a metà strada, rivediamo, partito in posizione regolare, c'era anche sia Ilegali che forse voleva provare il pallonetto, fatto sta che Kurtic, pallone in area di rigore, Nava, attenzione al 10, gioco di gambe, poi Stalmach, area di rigore, prova a rifinire per Cuenca, c'è un pestone con Kubis imbufalito che va di testa a recuperare il pallone, allargano le braccia, sia 1-2 con Elilali, arriva anche Stalmach, Elilali riescono a sradicare il pallone, Elilali col mancino, soluzione alla semifinale, pallone che arriva dalle parti di Cuenca che ha provato la conclusione, Kubis con il mancino, prova il capitano a ribadire dopo il sinistro del paraguayano, salvato sulla linea da Giolò, Zeroli sportellata su, attende l'arrivo di Ergovic, palla messa in mezzo del secondo portiere Bartoccioni, Simic, foglio di Martesaghi e arriva il gol del 2-0 da parte di Pukstash, alla fine l'uomo più esperto, l'uomo che nel primo tempo aveva preso in mano i propri compagni, aveva preso per mano i propri compagni nel momento di maggiore difficoltà, il 2-0 con Milan ancora una volta
punito da una disattenzione. E adesso si fa dura. Riesce al Milan come sì, come ai rossoneri, la rimonta. Intanto finisce giù, va al limite per Elilali che prova il destro a giro, la ferma, la conclusione, sulla corsa c'era Casali, Cuenca lotta bene, tiene questo tocco per Alesi, gioco di gambe, area di rigore, Alesi non trova la porta, bene il set con impatto nel match. E qui l'errore da parte di Kubis, attenzione, la palla finisce dentro, disastro difensivo ancora una volta e Brugovic mette al sicuro il risultato. Pazzesco, Milan che fa harakiri non una, non due, tre volte, e allora sono tre i gol di distanza. Errore sicuramente di gioventù da parte del gruppo rossonero, non però nella circostanza da parte di Kubis, che è un giocatore che oltre ad essere il capitano è anche uno dei più esperti. Già rischiato nel primo tempo, area di rigore per Xhaka Traoré, Zeroli sul destro, e allora il Milan ci crede ancora, ci può credere grazie al destro di Kevin Zeroli, 3-1. Gli impianti sono tutti qua perché appena è riuscita la formazione di Ignazio Abate a centrare la porta è arrivato il gol. Dei meriti sono attribuire alla francese, altro dribbling, mette in mezzo un ottimo pallone, cerniare l'azione, poi arriva sul secondo palo la traiettoria per Casali che prende palla sul mancino, messa in mezzo, c'è un tocco ai danni di Traoré, scarica adesso per Ziala, pallone che arriva dalle parti di colpitore, parte Lilali, traiettoria morbida,